Siamo a Modena Ski Pass con Franco Giachini, il presidente dello Sci Club Pinocchio Pescia, storico sodalizio e organizzatore del Pinocchio sugli sci. Una grande novità quest'anno, il Pinocchio diventa alle fasi nazionali una gara del calendario istituzionale FISI. Cosa ci racconti in merito? Beh, diciamo che probabilmente è anche un premio ai 40 anni, visto che oggi con questa stagione festeggiamo i 40 anni del Pinocchio. Credo che dopo tanti sforzi la nostra federazione abbia giustamente interpretato questa manifestazione proprio come una base per quanto riguarda il proseguo dei ragazzi e degli allievi in questo meraviglioso sport. Un premio? Speriamo che la situazione anche meteo della stagione ci permetta francamente di portare avanti queste selezioni e di portare alla Betone il maggior numero possibile di ragazzi per una fase nazionale che sarà sicuramente di alta qualità e allo stesso tempo portare poi i 20 selezionati per la fase internazionale di altissima qualità. Ok, Franco, novità, cosa bolle in pentola per questa nuova stagione? Ieri avete un po' discusso durante questa fiera, bisogna ancora scrivere, non c'è nulla di ufficiale, comunque qualcosa avete... Esatto, c'è qualcosa nell'aria che cambia. Io posso soltanto anticipare che adesso i contingenti saranno un attimino più ristretti per quanto riguarda i ragazzi e gli allievi e i vari comitati regionali. Posso soltanto anticipare che sicuramente questo sarà... darà la possibilità di una maggior scelta tecnica, di un miglioramento sotto l'aspetto dei finalisti. Non ci sarà più la famosa selezione di recupero che noi avevamo inventato qualche decennio fa per poter permettere a coloro che non avevano avuto la possibilità di partecipare alle selezioni zonali di avere un'ultima chance per arrivare in Abetone alle fasi nazionali, e questo penso che sia ancora una novità che con l'andare in avanti daremo maggiori notizie e vediamo che cosa ci porta nelle novità della nostra federazione.